Buonasera, buonasera e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di ETG Regione. Apriamo ancora con la tragedia dell'isola del Giglio perché apprendiamo che due riminesi figurano nella lista dei dispersi nel tragico naufragio dell'altro ieri. Si tratta di William Arlotti di 36 anni e della figlioletta di 5. I due erano in vacanza insieme alla fidanzata dell'uomo che oggi è rientrata a Villa Verucchio, sempre in provincia di Rimini, dove appunto la donna abita. La donna si era separata dal compagno e dalla bambina durante le fasi caotiche dell'evacuazione. Al momento di salire sulle scialuppe, una volta a terra, non ha più trovato il compagno. Diversi invece gli emiliani o romagnoli rimasti coinvolti l'altra notte sul naufragio della nave da crociera Concordia. A parte i due riminesi di cui vi abbiamo detto, nessun altro emiliano però fortunatamente figura tra le vittime o i feriti. Tutti hanno parlato di improvviso boato e di caos a bordo al momento dell'abbandono della nave che imbarcava acqua. Tra gli emiliani un nutrito gruppo di bolognesi, reggiani, modenesi e romagnoli, molti di loro sono parrucchieri che avrebbero dovuto seguire un corso di aggiornamento professionale proprio a bordo della nave. Continua intanto la ricerca dei dispersi di cui non si ha più notizia dal momento del disastro nella notte. E alle prime luci dell'alba di questa mattina sono state ritrovate in vita altre tre persone rimaste all'interno dello scafo. I soccorritori li hanno raggiunti dopo aver sentito dei rumori provenienti dall'interno della nave. Al momento il bilancio della tragedia è fermo a 3 morti, 67 feriti, oltre ai già citati 36 dispersi. Per questa disgrazia il comandante della nave da ieri è agli arresti. E cambiamo argomento, ha destato molto interesse sulla stampa locale nazionale l'intervista rilasciata ieri ai microfoni di Radio Nettuno e rilanciata dal nostro telegiornale al figlio di Roberto Savi. Il capo della banda della Uno Bianca di questa intervista, sono stati riportati ampi stralci anche perché in questo periodo si sta molto discutendo sul regime di semi-libertà concesso a Marino Occhipinti, uno dei componenti della banda. Rivediamo quindi il servizio andato in onda ieri sera. Io mi ricordo precisamente quella sera che fu arrestato che casa mia si riempì di poliziotti e anche sotto casa era veramente pieno. E infatti mi rimase impresso in testa. Comincia così il racconto di Paolo, ma il nome è fittizio, figlio di Roberto Savi, il capo della famigerata banda della Uno Bianca che tra gli anni 80 e 90 si rese responsabile di 103 azioni criminose che costarono la vita di 24 persone e il ferimento di oltre 100. Oggi Paolo ha 28 anni, all'epoca dell'arresto del padre ne aveva 9, ha cominciato a lavorare a 15 per dare sostegno alla famiglia, rinunciando così a parte della sua gioventù. Incalzato dalle domande di Don Marco Baroncini ai microfoni di Radio Nettuno, ha raccontato di quel padre severo ma insospettabile, del mondo che improvvisamente gli crolla addosso, delle visite al genitore dietro le sbarre due volte l'anno, quanto concesso dalle leggi, del progressivo allontanamento affettivo dal padre, delle lettere che Roberto Savi continua ad inviargli ancora oggi e alle quali lui non risponde nemmeno più. Poi Don Marco gli chiede cosa farebbe nel caso suo padre dovesse uscire di prigione. Non è un problemone per me perché nonostante tutto non vorrei comunque averci niente a che fare, però se me lo trovassi di fronte non saprei uno cosa dirgli e due preferirei proprio non trovarmelo. Quindi la questione del perdono, un tema riemerso prepotentemente qualche giorno fa quando Marino Occhipinti, uno dei componenti della banda, è stato riammesso alla semilibertà, provocando il profondo sconcerto dei familiari di Carlo Beccari, una guardia giurata uccisa proprio da Occhipinti durante un assalto alla COP di Casalecchio nel 1988. Sì, mi sono messo nei loro panni e... cioè non è per niente bello quello che possono aver passato i parenti delle vittime e infatti sono d'accordo con loro che è giusto che paghino. È giusto che paghino. E sul caso della Uno Bianca e della semilibertà concessa a Marino Occhipinti, nessuno o quasi soprattutto tra i politici parla più della funzione rieducativa della pena autorevolmente prevista dalla nostra Costituzione. Lo sostiene il settimanale Bologna 7 a cura del Centro Servizi Generali dell'Arcidiocesi di Bologna in un commento in prima pagina.
Senza questa prospettiva, scrive il settimanale domenicale allegato ad Avvenire, anche gli automatismi dei benefici di legge non sono altro che un dolorosissimo risico giocato sulla pelle di chi ha già sofferto per la perdita di un proprio caro. Funzione rieducativa significa, a prescindere dalla modalità, che lo Stato e la società, feriti da un comportamento criminale, partano dall'idea che anche al più scellerato dei delinquenti debba essere riconosciuta una chance di redenzione o più semplicemente di educazione. Bologna 7 dice comunque di volersi muovere in punta di piedi. Abbiamo il massimo rispetto di chi dice che bisognerebbe buttare via la chiave, così come l'abbiamo di chi non ha esitato a perdonare. La cronaca, ancora sangue sulle strade del Reggiano, questa volta ha perso la vita un giovane di 19 anni in un sinistro avvenuto sulla provinciale 67. Vediamo il servizio. Schiacciato dalle lamiere della sua Ford Fiesta, è morto così nella notte il 19enne Roberto Troiano, originario di Avellino ma residente a Sant'Ilario d'Enza, dove viveva con la famiglia. La vita di Roberto è finita sulla strada provinciale 67, detta strada Calerno, nella rotatoria all'incrocio con Via della Scienza. Lo schianto poco dopo la mezzanotte contro un'altra vettura, una Fiat Punto con a bordo tre giovanissime. Per Roberto non c'è stato nulla da fare. Dopo un testa a coda, la Ford Fiesta ha urtato il marciapiede e poi si è ribaltata dall'altra parte della strada. Immediato l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, ai quali è toccato il compito di estrarre il corpo del giovane dall'auto. Sulla dinamica dello scontro indagano i carabinieri per risalire ai sensi di marcia delle due vetture e verificare il corretto uso delle cinture. Schiacciato dalla cappotta della Ford Fiesta, il corpo del 19enne era per metà fuori dall'abitacolo. Al vaglio dunque un'ipotesi: per la violenza dell'impatto le cinture di sicurezza potrebbero essersi slacciate. Per le tre ventenni invece si è esclusa l'ipotesi che fossero in stato d'ebbrezza. Un amante della vita, il giovanissimo Roberto, sportivo, praticava arti marziali, reduce da diversi campionati a Roma e in Serbia, Roberto era fidanzato ed innamorato, al punto di fare dell'inno all'amore di Roberto Benigni la sua ragione di vita. Operaio in una ditta di Calerno, aveva fatto del brano di Vasco Rossi e già la sua colonna sonora. Lascia i genitori, una sorella ed un fratello. Andiamo, non si vende. E ancora a cronaca, a Modena sono stati individuati gli autori dell'aggressione, del tentato omicidio ai danni di due cubani avvenuto qualche giorno fa davanti a un bar cittadino. I dettagli in questo servizio. Tre cubani, due ventenni e un 42enne, sono stati fermati dalla squadra mobile perché ritenuti responsabili dell'aggressione a colpi di coltello a due connazionali avvenuta all'alba di domenica scorsa nei pressi del Roxy Bar in via Giardini. Una delle vittime, un quarantenne, è stato ferito gravemente all'addome ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L'altro se la caverà in 15 giorni. La lite era nata per futili motivi in un altro locale e si era poi conclusa nelle vicinanze del Roxy. Lo sviluppo dell'indagine ha portato al fermo di polizia giudiziaria dei tre cubani con le accuse di lesioni e tentato omicidio. Al gestore del Roxy Bar la polizia amministrativa ha sospeso per 7 giorni la licenza. Licenza sospesa per 7 giorni al Roxy Bar, questo anche per dare un segnale a tutti i locali pubblici di Modena. Sì, a seguito dell'episodio sul quale sono state svolte le indagini e per il quale sono stati tratti in arresto i tre cittadini cubani per il delitto di tentato omicidio e lesioni gravi, il questore di Modena con la divisione di polizia amministrativa e sociale ha sospeso in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 100 del TURPS, la licenza al locale, diciamo, di fronte al quale e nel contesto del quale si sono verificati i fatti, come poi sono stati ricostruiti dalle indagini della squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica. Noi non intendiamo criminalizzare chiaramente i locali pubblici, è un dato di fatto che in questa circostanza una normale serata fra persone conoscenti, fra soggetti appartenenti a un medesimo gruppo etnico, parliamo in questo caso di soggetti cubani, è poi degenerata per motivi realmente futili, si è spostata per la città di Modena da un primo a un secondo ruolo e poi a un terzo e poi è degenerata, ha avuto quindi il suo epilogo con il tentativo di omicidio davanti all'ultimo locale, che è quello che poi è stato destinatario del provvedimento amministrativo del questore. E ora cambiamo decisamente argomento. Gli operatori del turismo dell'Emilia-Romagna dichiarano guerra alla tassa di soggiorno.
non ha motivo di esistere, dicono, è dannosa per le categorie economiche e per il turismo della nostra regione. Una posizione espressa durante un convegno a Rimini, ci informa Marco Rossi. Pronte alla guerra sulla tassa di soggiorno del balzello destinato a gravare sugli ospiti, le categorie economiche del turismo non vogliono nemmeno sentir parlare. Anzi, minacciano di ritirare le loro delegazioni da tutti gli istituti pubblici in cui sono coinvolti a livello regionale. L'ultimatum alla regione è stato lanciato da Rimini, dove Federalberghi, Faita, Fiavet e Fipe hanno ribadito la loro contrarietà all'introduzione della tassa. L'assessore al turismo Melucci non è riuscito a coordinare tutti i comuni e così, per esempio, Ferrara e Cesenatico non la introdurranno, e forse anche Bellarige e Marina. La tassa provocherebbe un calo forse del 10 o forse del 20% del fatturato, in un momento in cui non possiamo permetterci di perdere nemmeno lo 0,1%, dicono in coro gli imprenditori del turismo, appellandosi al presidente Errani. Cioè, Errani, che è stato uno dei primi che ha sempre creduto nel turismo, è stato quello che ha voluto la legge 7 insieme a noi, tutto quanto, una grande collaborazione. Oggi come oggi lui deve venire fuori sotto questo aspetto qui. Noi siamo pronti a dialogare, perché noi le tasse le vogliamo pagare. Non accettiamo questa tassa di soggiorno perché è antituristica, è una tassa che crea solamente dei problemi, mette confusione. E qualcuno dice che addirittura siamo esattori. Se per caso un cliente non vuol pagare la tassa di soggiorno, l'albergatore dovrebbe denunciare il suo cliente. Cioè, è una roba assurda, è inaccettabile come è impostata. Lavoriamo insieme, andiamo dalle amministrazioni comunali, chiediamo ai comuni che oggi, in queste ore, stanno decidendo di applicarla, di non farlo, perché creeranno un danno alla loro città, creeranno un danno alle imprese, creeranno un danno al turismo. Parliamo ancora di turismo. La regione Emilia-Romagna investe 5 milioni di euro per la promozione del turismo nella nostra regione all'estero e intanto il bilancio della stagione balneare 2011 è positivo. Vediamo su questo argomento il servizio di Giuseppe Pilloni. Oltre 5 milioni di risorse regionali saranno investite nel 2012 per la promozione e la commercializzazione del turismo balneare dell'Emilia-Romagna sui mercati esteri. Come già nel 2011, questa è la cifra che la Regione destinerà per sostenere un settore che si conferma in crescita, con il totale degli arrivi che ha fatto registrare nei 5 mesi di stagione un più 4,4% e un aumento dei giorni di presenza del 2,3%. Oltre 4 milioni sono stati infatti i turisti arrivati da maggio a settembre 2011, con una permanenza media superiore ai 6 giorni. E sono stati oltre 25 milioni e 400 mila i giorni di vacanza trascorsi in Emilia-Romagna. Positivi soprattutto i numeri relativi ai turisti stranieri, oltre 851 mila gli arrivi, con una crescita del 7,62%, superiori ai 5 milioni e 771 mila le giornate di presenza, più 4,71%. I dati sono stati illustrati dall'assessore regionale al turismo e al commercio Maurizio Melucci. Già negli anni passati abbiamo fatto un buon lavoro. L'estate 2011 ci conforta in questo lavoro perché abbiamo un incremento importante, oltre il 7%. Alcuni mercati tradizionali come la Germania, la Francia, la Svizzera sono oltre il 5%. Benissimo, mercati emergenti e meno tradizionali come quelli dell'est europeo e Russia, dove arriviamo anche al 28% di incremento sul 2010. Quindi è una strada che dobbiamo continuare a percorrere per evitare il fenomeno dei weekend o quantomeno attenuarlo e al tempo stesso aumentare la quota di internazionalizzazione, perché una realtà è competitiva nella misura in cui sa stare sui mercati esteri. E cambiamo ancora una volta argomento. Il centro di Bologna riscopre lo stile Liberty con il restauro di Casa Barilli in via Rizzoli. L'intervento è stato effettuato da un imprenditore pavese che si è detto vittima di un'attrazione fatale per Bologna. Sull'argomento il servizio di Massimo Ricci. Forse in tanti lo conoscono semplicemente come il palazzo dell'Apple Store, Sancta Sanctorum per i malati di tecnologia e informatica nella centralissima via Rizzoli. I più giovani certamente non sanno che l'edificio è stato sede del primo grande magazzino bolognese col marchio Rinascente, oggi Casa Barilli, così si chiama il palazzo, rinasce grazie ad un'accurata opera di restyling in cui si è cercato di integrare lo stile Liberty con soluzioni all'insegna dell'efficienza degli interni. Proprietario dell'immobile è un imprenditore pavese, particolarmente legato alla bellezza del capoluogo emiliano. Mi ha spinto innanzitutto
diciamo, la conoscenza negli ultimi anni della città di Bologna, che a me piace molto, e ho aderito all'iniziativa di ristrutturare le parti abitative e usufficio del primo e del secondo piano. Questo si colloca anche fisicamente adiacente a quello che ha già portato la possibilità di aprire alla Apple nel cuore del commercio bolognese. Questa riguarda invece 12 realtà abitative, altrettanto importante, perché comunque la possibilità di venire a vivere nel centro della città è un segno che va in controtendenza rispetto ad altre scelte urbanistiche degli ultimi anni, e fa sicuramente piacere che un imprenditore importante abbia deciso un investimento di questo tipo, perché significa che, come noi sosteniamo da tempo, il centro storico di Bologna continua a essere vivo e continua a essere particolarmente attrattivo. E infine lo sport. Per la Serie A, il Bologna incontrerà domani nel posticipo il Napoli in trasferta nel capoluogo campano. Intanto oggi a Cesena il Cesena ha battuto il Novara per 3-1, mentre il Parma ha battuto sul campo di casa il Siena sempre per 3-1. Lega Pro a Monza, il Monza è stato battuto dalla Reggiana per 2-0. Per la Serie B, ieri in Modena aveva pareggiato in casa contro la Regina per 3-3. Bene, con lo sport, con i risultati di Serie A è tutto. Vi auguro una buona serata. Appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Di nuovo, buonasera.